One, two, three, four. Stasera facciamo le melinciane alla parmigiana. E allora, innanzitutto pigliamo una bella melinciana, che sarciana, vera viola, e la tagliamo tutta a fettine. Poi ci abbiamo bisogno di un poco di prosciutto, un poco di mozzarella e un po' di pan grattato, e poi ci abbiamo pure anche qua un pochettino di basilico appena raccolto dal nostro giardino e tanda neve. E non può mancare il nostro pomodoro fatto di casa, quello che abbiamo fatto ieri, ve lo ricordate? Guardate che meraviglia. Con questo facciamo la parmigiana. E ragazzi, adesso passiamo alla nostra friggitoria delle melanzane e le mettiamo dentro questo cestello e le andiamo a friggere. Eccoli qua le nostre melanzane. Ci vediamo per il completamento del piatto. Ma come si fa a non resistere a assaggiare questa melanzana? Come si fa? Come un bello coppino di salsa e la leghiamo tutta nella teglia. Poi ci mettiamo le nostre melanzane che abbiamo appena friuto. Sono cadde cadde! Adesso ci mettiamo un po' di prosciutto internazionale. Ci mettiamo un po' di mozzarella internazionale. Mettiamoci un po' di basilico di quello di casa, la mamma di casa. E ancora pomodoro di casa, ragazzi, questo pomodoro internazionale. E adesso tanta neve. Con un altro solo, lo stesso come abbiamo fatto, e ne vedremo dopo per un pochino. Una, due, tre, alle 100. Eccolo qua, ragazzi. Allora, abbiamo fatto l'ultimo strato, adesso ci mettiamo un pochettino ancora di ci andiamo a mettere un po' di pan grattato, bello, che questo qua fa la crosticina e veramente fa tutta la croccantezza internazionale. Adesso questa qua lo andiamo a mettere dentro il forno, ci mettiamo una foglioletta di basilico di casa, lo mettiamo dentro il forno e ne vedremo per la prova dell'assaggio, ragazzi. Dentro il forno a 180 gradi, una mezz'oretta, appena la crosticina si forma, poi la facciamo a riposare e la mangiamo. Ragazzi, la crosticina è stata fatta, ora facciamola a raffreddare l'anticchia e ne vedremo dopo per mangiare nella e vedremo com'è. Una, due, tre, alle 123 la nostra parmigiana è pronta. Buona cena a tutti ragazzi, panotto di casa, la mamma di casa.